marchio DS è un marchio nato nel 2014, ma con una storia, diciamo, molto importante, nel senso che affonda le sue radici in una macchina iconica, la DS Classica del 1955. E quindi la presenza a Padova è una presenza, direi, obbligatoria, nel senso che la DS del 1955 è presente qui come vettura che ha rappresentato un vero e proprio mito nella storia dell'auto, per il suo design, il suo stile, la tecnologia a bordo. E così come allora, oggi il marchio DS porta la DS5, la vettura che proietta il marchio verso il futuro. DS Automobile oggi è presente a Padova al Salone di Auto e Moto d'Epoca con tre emblemi del mondo dell'automotive. Sul nostro stand è presente una DS19 nella versione decapotable, la cabriolet realizzata dalla carrozzeria Chapron, qui in una tinta gris antarctique con gli interni in cuoio bordeaux, quindi raffinatezza, eleganza ma anche design. Accanto alla DS19 è presente una DS23, nell'allestimento più sontuoso, più ricco, l'allestimento Pallas. La DS23 è del 1974 e qui è presente in un colore gris nacré con gli interni in cuoio tabacco. La lavorazione degli interni della pelle la ritroveremo poi nella DS5 versione 1955. Un'edizione limitata realizzata appositamente per celebrare i 60 anni di DS. Nuova DS5, come dicevamo, eredita dalle DS d'epoca quella raffinatezza, quella eleganza, quell'attenzione ai dettagli, ma non solo, anche l'innovazione, lo stile e il design che caratterizza da sempre le DS. Quella lavorazione artigianale, quel savoir-faire che si ritrovano per esempio nella lavorazione a braccialetto d'orologio della pelle semianilina dei sedili, una pelle pregiatissima utilizzata raramente nel settore dell'auto e che ne caratterizza proprio l'eleganza e la cura dei particolari.